Siamo nel nord del Libano, nel villaggio di Qeshra, a poche centinaia di metri dal confine con la Siria, che si trova in quella direzione. Sulle montagne che ci sono qua dietro ci sono gli jihadisti che combattono il regime di Bashar al-Assad. Le mogli di questi jihadisti vivono qua, sono qua alle mie spalle e si ritrovano tutti i giorni per ricevere degli aiuti. Queste donne sono in contatto con i loro mariti via WhatsApp, via Facebook. Ora noi parleremo con loro e capiremo come queste persone sperano di poter andare avanti e sperano di potersi ricongiungere con i propri mariti che combattono il regime siriano. Sono fuggita dalla Siria 3 anni fa, insieme ai miei 6 bambini. Mio marito è rimasto là a combattere contro il regime di Assad. Da allora non l'ho più visto e non ho più sue notizie. Potrebbe essere morto e nelle mani di Dio. Io e mio marito siamo ricercati dal regime siriano, con l'accusa di finanziare dei gruppi terroristici. Abbiamo cercato di andare in Arabia Saudita, Egitto e Libia, ma siamo stati respinti. Allora siamo entrati illegalmente in Libano. Mio marito è in prigione in Siria. È stato fermato ad un posto di blocco dalle truppe del regime, da quel giorno è scomparso. Non sappiamo dove sia né se sia ancora vivo. Sono qua da 2 anni. I miei 2 fratelli sono stati arrestati dal regime, io sono ricercato. Siamo sunniti, nemici di Assad, che per questo bombarda i nostri villaggi, uccidendo chiunque non scappi, come ho fatto io. I sopravvissuti che rimangono vengono uccisi dalle milizie del regime. In Siria non c'è futuro, ma non voglio andarmene. Voglio tornare e combattere. Ho 45 anni e 7 figli. Il maggiore ha 18 anni e da 2 è in prigione, accusato di essere un terrorista. Altri 3 sono morti in combattimento, uccisi dalle truppe del regime. Questo bambino è mio nipote. Anche suo padre è morto in guerra, prima ancora che lui nascesse. Mio padre è in prigione perché è stato condannato per terrorismo. Quando sarà libero, vogliamo andare a vivere in Europa. Tutti gli uomini del mio villaggio sono perseguitati dal regime, perché sono sunniti. Alcuni di loro sono stati arrestati, altri uccisi. Molti stanno ancora combattendo, anche mio marito e mio fratello sono al fronte.